estate, tempo di vacanze, tempo di mare, ma purtroppo a volte anche tempo di imprevisti, di incendi. Siamo abituati abbastanza a vedere i vigili del fuoco un po' in giro per la nostra Vallesina. Ne parliamo oggi con il capo reparto esperto Serafino Mandolini, che è anche il responsabile del distaccamento di Jesi dei vigili del fuoco. Intanto, qualche consiglio per vivere bene quest'estate anche nel rapporto con il fuoco? Ma quest'estate, diciamo, la situazione ad oggi è andata molto bene rispetto ad anni precedenti. I consigli è che da luglio a agosto c'è un tempo proprio prescritto da una normativa regionale che non si possono accendere nessun tipo di fuoco, né erba da giardino, né foglie, né, come succede voglio, nelle abitazioni, chi raccoglie quelle foglie secche cerca sempre di mettersi in un angolo e le bruciano. Da lì parte dopo le solite sterpaglie che poi si propaga a cose sempre più grosse. Questo è proprio da evitare. Oltretutto, ripeto, questa normativa regionale prevede ammende anche abbastanza salate. E questo è un po' il suo consiglio, ma gli automobilisti che si sente di raccomandare? Gli automobilisti purtroppo sarebbe di non fumare, però questa è una situazione che non sta a me giudicarla, diciamo che ognuno è responsabile delle proprie azioni. Logicamente chi getta la cicca e la sigaretta è un incentivo, diciamo, a innescare principi di incendi, sia in superstrada che ne sia successi, oppure anche lungo le strade normali. Ecco, siamo nella sede operativa del vostro distaccamento di Jesi. Ci può presentare un po' la situazione di quest'anno in rapporto all'anno scorso? Il rapporto ad oggi, al mese di luglio, diciamo, gli interventi per incendi ne abbiamo fatti 61, solo questo periodo del mese di luglio, diciamo. Gli altri anni c'è differenza, diciamo, è aumentato nel 2009, sono stati fatti di più, il 2008 un po' meno, il 2010 ancora meno, cioè, perciò la prevenzione che si sta facendo con delle squadre incendi boschivi ci aiuta anche in questo. Da chi è composto il distaccamento che lei guida? Quanti siete qui a lavorare? È composto da 4 turni, ogni turno è 7 unità per un totale di 28. Siamo sotto organico, però purtroppo è un po' a livello nazionale, questo non ci possiamo fare niente, ma gli interventi sono sempre gli stessi.